Così abbiamo sentito la prima sera. Divise tra loro le sue sostanze quando solo uno gliene aveva chiesto parte. Stasera incontriamo il figlio maggiore. Eccolo qua. Si trovava nei campi, non era in casa. Non godeva cioè dell'amore del padre, dell'ordinarietà, della vita familiare. Non stava col suo babbo. Non aveva chiesto nulla del fratello. Non è mai intervenuto in questa vicenda. Dove è andato mio fratello? Non gli ha nemmeno parlato. Non ha tentato di fermarlo. Lui lavorava. Era fuori. Era nei campi. Non era ancora nella casa del padre, non aveva nemmeno lui fatto esperienza di sentirsi figlio. Ritorna dal lavoro con uno dei tanti operai o salariati che ne abbiamo sentito. Quando si avvicina a casa sente la musica e le danze e lì comincia a chiedersi: una festa in casa mia? E io non sono stato invitato in casa mia? Cosa fa mio padre senza di me? Come mai c'è qualcosa di cui io non sono stato informato? Io ho diritto di essere informato di quello che succede in casa di mio padre. Non era la sua casa, era la casa di suo padre. Trova un servo e gli chiede che cosa fosse tutto questo. In casa sua c'era una festa. Ma lui non era presente, non solo fisicamente, ma non poteva essere presente nemmeno nel cuore. Tuo fratello è qui, tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo aveva avuto salvo e salvo. Chissà se lungo quel tempo era intercorso dall'uscita di casa del fratello al suo ritorno, all'abbraccio di accoglienza, questo fratello si è mai chiesto: dove sarà questo mio fratello? Cosa starà facendo? Dove starà spendendo la parte di patrimonio che mio padre gli ha dato? Tuo fratello, ma lui lo sapeva di avere un fratello? Lui si sentiva fratello questo povero disgraziato? Forse no. Suo padre lo ha riavuto sano e salvo, e il desiderio di tutti i genitori quando sentono e vedono i figli tornare a casa. La reazione, non solo stupore, non solo meraviglia, non solo disapprovazione, indignazione. Si indignò e non voleva entrare. È la reazione dell'impotente, di colui che non ha potere di fare nulla davanti a una minaccia. Era una minaccia, questa festa di perdono che il padre aveva fatto. Questo fratello maggiore sì. Si sentiva minacciato dall'amore del padre, perché di questo amore lui non si sentiva soggetto, oggetto, parte, assolutamente. Era tutto per questo figlio disgraziato. Egli rispose a suo padre che esce a supplicare, e va in cerca anche di questo, non solo del minore, ma egli rispose a suo padre. Quel suo padre non l'ha detto il fratello maggiore, l'ha detto che è scritto questa pagina evangelica. Questo fratello non chiama mai questo famoso uomo che aveva due figli, lui e il minore, il padre. Non si rivolge mai a lui chiamando il padre. La redazione ci dice che si rivolge a lui, ma il fratello non si riconosce nemmeno figlio. Io ti
servo da tanti anni. Povero uomo, che invece di sentirsi figlio si è sentito servo, invece di sentirsi amato si è sentito un operaio che aspettava la fine della giornata il salario come gli altri. Io ti servo da tanti anni. Spero che i genitori qui presenti non sentano mai proprio i figli dirgli: io ti servo da tanti anni. Che umiliazione, che male deve fare al cuore. Non ho mai disobbedito un tuo comando. Un bravo fariseo, 613 precetti, chissà quanti ne ha osservati. Eppure questo figlio osserva, è fedele, lavora, ma non si sente figlio. Tu non mi hai dato mai un capretto per far festa, certo, mai gliel'ha dato, perché questo figlio non aveva bisogno di un solo capretto, aveva molto di più, aveva sempre, quotidianamente molto di più. Aveva il vitello grasso, quello che era da parte, non solo per il ritorno del figlio minore, era in casa sua, era per lui, perché lui non si era mai allontanato da casa. Questo tuo figlio ha divorato tutto, non è suo fratello, è figlio di suo padre. Non si riconosce nemmeno fratello, non lo riconosce padre. E questo è il peccato di non riconoscersi fratello, figlio di uno stesso padre. Il padre cerca di ricostruire tutto dicendo: tu sei sempre con me, figlio. Questo padre che lo ha generato, questo figlio che non ha mai perso la sua figliolanza, ma non lo sapeva. Tutto ciò che è mio è tuo, è sempre stato tutto tuo, non ti sei mai perso, non hai divorato nulla, non hai sperperato nulla. Sei sempre stato con me e di questo dovevi godere, di questo dovevi gioire, e invece ti sei comportato come un servo. Certo, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, bisognava far festa e rallegrarsi. L'ultimo passo del perdono è riconoscersi figlio. Il minore l'ha fatto, questo maggiore fa ancora fatica, forse perché non ha fatto esperienza su di lui di questo amore. E il paradosso è che questo amore è totalmente gratuito. Francesco, nelle sue ammonizioni, scrive che il peccato di invidia è il peccato di bestemmia verso il fratello che ha ricevuto una grazia da Dio, perché come me lui è figlio dello stesso padre. E ancora, quando ci si arrabbia, ci si adira, ci si appropria di una colpa attraverso questi sentimenti forti. E ancora, beato è beato quell'uomo che offre un sostegno al suo prossimo nella fragilità, come vorrebbe fosse fatto a lui. Questo fratello maggiore non ha fatto così, ha preferito non riconoscersi figlio, ma nemmeno fratello. È la sua libertà. La prima sera questo specchio che sta accanto a me era velato. Il figlio minore ha tentato di specchiarsi, di riconoscersi, di guardarsi dentro, ma non poteva farlo in verità. Quando l'uomo vuole farsi Dio nella sua vita e non relazionarsi strettamente con il padre, non riuscirà mai a riconoscersi.
E questo era l'immagine del compagno. Ieri sera l'incontro di amore, l'abbraccio, il bacio di un padre che riaccoglie suo figlio senza chiedergli nulla, il perdono gratuito, l'amore gratuito. Dopo che il figlio minore si alza, decide, va dal padre, riconosce il proprio peccato e viene accolto dalla misericordia gratuita del padre. E questa l'immagine bella, l'immagine vera, l'immagine limpida, attraverso la quale lui ha potuto vedersi in verità. Ma noi, dove siamo? Che anche quest'anno viviamo questa grazia del perdono di Assisi, da quasi 8 secoli, Francesco l'aveva chiesto. È il cammino, come ha fatto Francesco, di diventare simili a Cristo, di conformarci tutti a Cristo, non solo nel nome di cristiani. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo, completate nella vostra carne i battimenti di Cristo. Cristo è il modello dell'uomo realizzato, è il modello del cristiano, il vero specchio dell'uomo. Solo attraverso l'immagine di Cristo potremo riconoscerci e continuare questo cammino di fede nel diventare simili a Lui. Allora sì che potremo iniziare specchiando la nostra povera vita, questi occhi di amore di Cristo, iniziare questo nuovo perdono, questa riaccoglienza che il Padre ci fa gratuitamente. Questo non può essere solo un ricordo fissato nella storia della Chiesa e della nostra famiglia francescana. È una festa, è la festa del perdono a cui tutti sono invitati, fratelli, sorelle, ciascuno di noi è invitato. Questa è la nostra festa. Buona festa a tutti del perdono di Dio.